Ciao ragazzi, sono Sergio Di Pasquale, sono il primo barbarian italiano e sono il duplice campione nazionale della True Endurance, la maratona calistenica organizzata da Vulcano Fitness. Oggi voglio parlarvi di un argomento secondo me poco trattato, molto sorvolato e che a me invece sta molto a cuore. Tanto è che questa è praticamente la primissima lezione che chiunque inizia un percorso di online coaching con me finisce per ricevere. Voglio parlarvi della larghezza della presa nelle trazioni, ovvero della distanza a cui posizionare le mani sulla sbarra quando si fa questo movimento. Il consiglio che molti allenatori danno è semplicemente di posizionare le mani a poco più della larghezza spalle, che di per sé non è un cattivo consiglio, è meglio di niente sicuramente, ma è poco preciso e comunque spesso non è realmente motivato, quindi non ci fa capire davvero perché questa è la scelta giusta. Le trazioni fanno parte dei fondamentali del calisthenics. Questo esercizio non può assolutamente mancare nel piano d'allenamento di qualsiasi atleta di questa disciplina, anche a prescindere dai suoi obiettivi. C'è chi le utilizza per aumentare il proprio livello di forza generale di atleticismo, c'è chi le utilizza per aumentare la propria massa muscolare e c'è chi, come me, invece dà piena priorità all'aumento della performance. Quindi ricerca prestazioni sempre migliori, un numero di ripetizioni sempre più alto nella singola serie, oppure la capacità di fare centinaia o migliaia di trazioni in un singolo allenamento. Se questo è il vostro obiettivo, diventa essenziale ricercare la modalità di esecuzione più efficiente possibile, cioè che ci permette di svolgere quante più ripetizioni possibile con il minimo sforzo, stando attenti però a una cosa, a non deturpare il gesto, a non compromettere la qualità dell'esecuzione così tanto che finiamo per invalidare qualsiasi numero che poi riusciamo a raggiungere. In genere si dice che per compiere una trazione correttamente il necessario è partire da una posizione a braccia tese, tirarsi su flettendo i gomiti e utilizzando il nostro dorso e le nostre braccia, i nostri bicipiti in particolare, fino a superare la sbarra almeno con il mento. Ma queste indicazioni, ahimè, non sono realmente sufficienti. Ricercando per anni la forma più efficiente possibile, sono giunto a una conclusione, ovvero che esiste un assetto ideale per le trazioni che è meglio delle altre opzioni. E questo assetto dipende strettamente dalla larghezza della presa, cioè dal posizionamento delle mani sulla sbarra. Si tratta di posizionare le mani a una distanza tale che quando effettuiamo la nostra trazione ci ritroviamo con le mani e i gomiti l'uno sull'altro allineati, l'avambraccio verticale, i gomiti non proiettati in avanti rispetto al corpo ma laterali e con un angolo fra il braccio e l'avambraccio o fra il braccio e il corpo di circa 45 gradi. Vi mostro una serie. Ovviamente non parliamo di dogmi. Deviare leggermente da questa indicazione, da questa regola, non è affatto un problema. Il problema subentra quando ci spingiamo verso gli estremi, perché questo assetto ci permette di ripartire nella proporzione migliore in assoluto il lavoro fra il dorso e i bicipiti e le braccia, cioè i gruppi muscolari coinvolti maggiormente in questo esercizio. Se adoperiamo una presa troppo larga, invece, carichiamo troppo lavoro sul dorso e escludiamo quasi completamente le braccia dal movimento. Soprattutto a lungo termine, questo genererà sicuramente dei deficit di forza, di ipertrofia e anche di propriocezione. Ci abitueremo a lavorare solo nei primissimi centimetri subito sotto la sbarra e quando ci sposteremo su un movimento più complesso e con un range di movimento molto più ampio come il muscle up, dovremo praticamente ricominciare da zero il nostro lavoro, perché non potremmo trasportare nulla da ciò che abbiamo ottenuto attraverso l'allenamento delle trazioni a presa troppo larga. Inoltre, i polsi si troveranno in una posizione non neutrale, non riusciremo ad avvolgere bene il palmo sulla sbarra, ci troveremo a fare delle trazioni sulle dita e quindi non riusciremo a sfruttare neanche al meglio la nostra forza di presa. Vi mostro.
A prescindere dal fatto che io sia comunque partito con le braccia tese e sia arrivato a superare la sbarra con il mento, il ROM è eccessivamente più corto. Cioè lo spazio fisico che io effettivamente percorro è molto più corto rispetto alla trazione che vi ho mostrato prima. Quando invece utilizziamo una larghezza di presa troppo stretta, succede un po' il contrario per quanto riguarda la ripartizione dello sforzo. Carichiamo di troppo lavoro le braccia e ne togliamo al dorso, che essendo il gruppo muscolare più grosso in realtà dovrebbe dare il contributo maggiore. In termini assoluti lavora comunque di più delle braccia, che sono un gruppo muscolare estremamente più piccolo, ma il movimento diventa veramente poco efficiente perché le braccia tenderanno, essendo caricate di troppo lavoro, a faticarsi molto prima, e il nostro potenziale, il nostro margine di ripetizione sulla singola serie o nell'intero allenamento diminuirà drasticamente. Vi mostro le trazioni a presa troppo stretta. C'è un'altra questione importantissima, che è quella della traiettoria. Per qualsiasi esercizio, la traiettoria più efficiente, quindi quella ottimale da seguire, è una traiettoria completamente verticale. Quando noi utilizziamo una presa troppo stretta e siamo per esempio grossi, abbiamo un buon livello di ipertrofia e quindi molto probabilmente un basso livello di mobilità, succede che i gomiti tendono verso l'esterno. Anche qui i polsi non sono più in una posizione neutrale, quindi sicuramente sono in una posizione sfavorevole per sfruttare la presa, o comunque è possibile che col tempo si generino dei fastidi e sarà veramente difficile superare la sbarra con il mento se non spostandoci all'indietro, uscendo al di fuori della traiettoria ottimale, cioè la traiettoria verticale. Se invece siamo un po' più mingherlini, abbiamo un livello di ipertrofia più basso e un livello di mobilità più alto, riusciremo a mantenere gli avambracci verticali, ma i gomiti non saranno più ai lati del corpo, ma saranno davanti, l'avambraccio si sovrapporrà al braccio, il braccio lavorerà molto di più rispetto a quello che dovrebbe, e allo stesso tempo la traiettoria diventerà automaticamente una mezzaluna. Usciremo di nuovo dalla traiettoria ottimale e causeremo un dispendio di energie assolutamente non necessario. Se siete fra quelli che utilizzano una delle due larghezze che si avvicinano più agli estremi che alla posizione ideale, provate a cambiare il vostro assetto e fatemi sapere magari nei commenti come vi trovate. All'inizio sicuramente lo avvertirete come qualcosa di innaturale, ma fidatevi di me, sul lungo termine ne trarrete una miriade di benefici. Detto questo, se il video è risultato utile a voi o pensate che possa risultare utile a qualcuno che conoscete, non esitate a condividerlo, sicuramente mi farete un grosso favore. Lasciate un mi piace, appunto commentate. Se volete essere seguiti da me in un percorso di online coaching, scrivetemi in DM su Instagram, perché lì vi risponderò sicuramente. E se volete acquistare questa maglia, questo pantalone o gli altri capi della linea Team Nuera, contattate Superlativa con un 5 al posto della S su Instagram e anche in questo modo potrete supportare me e il mio team. Grazie per l'ascolto, ci vediamo al prossimo video.